Tommaso, solo contro tutti, unico baluardo di sotto canestro. Come per campionato. Vedo che ti hanno lasciato un bel ricordino. Sono abbastanza allenato, questo almeno, guarda. Con un figliolo a casa, questo non è nulla. Andata bene, secondo me è stata la partita più difficile da inizio anno perché, come tutti sanno, è stata una settimana un po' particolare. Sono stati 3 giorni un po' particolari. E nonostante tutto siamo riusciti a trovare un assetto che ha fatto male, quindi, cioè che ha fatto male all'altra squadra. Quindi siamo contenti e ci prendiamo questi 2 punti stretti e andiamo avanti. Guardiamo la prossima partita da martedì, un passo alla volta, giorno dopo giorno, vedremo la società cosa deciderà di fare. Ma siamo grandi e vaccinati per sopportare qualsiasi situazione avverrà, ecco. Possiamo dirlo, la prestazione dell'ex, 18 punti contro la tua ex squadra. Va bene, sono contento. L'importante era vincere. Per me, se si vincesse tutte le partite di mezzo punto, firmerei ora. Quindi, sono contento perché ci tenevo. È andata bene. D'altronde, come dite voi a Livorno, l'arrivo al Vigorelli, però se le tappe intermedie sono buone, ancora meglio, no? Sì, sei già avanti. Domande per Tommaso? C'è la Pianigiani. Sono troppo vecchio per lui. Dici? È una cosa che... una ferita aperta, nel senso che mi piacerebbe tanto che mio figlio mi vedesse con la maglia nazionale, però... dura. Altre domande per Tommaso? Senti, la cosa di questo gruppo che si è vista questa sera, ha fatto piacere prescindere dalle prestazioni dei singoli, eccetera, l'ultimo minuto e mezzo credo che tutta la panchina abbia visto in piedi l'ultimo minuto e mezzo della partita, vissuta veramente con grande passione, no? Che mi è sembrato di vedere che c'era grande voglia, magari non si riusciva almeno nella prima parte della partita a vederla sul campo, sembrava che la scintilla non scattasse. Poi invece qualcosa è capitato, anche se chiaramente non è stata una prestazione eccellente, ma la voglia mi sembrava ci fosse molto, anche insomma, vedendo anche qualche piccola battuta all'uscita per andare in panchina, insomma, quindi probabilmente un po' di tensione c'era, no? Beh sì, sicuramente la tensione accumulata in questi 3 giorni, una sorta di prendersi un 10% di responsabilità in più a testa, perché un giocatore come Amoroso a noi lo sanno tutti, insomma, era importante all'interno del campo, quindi ognuno di noi ha tirato fuori risorse che magari non pensava di avere e la panchina ci ha dato una mano, perché quando sono uscito io è entrato Angelo che fino all'altro giorno non si sapeva legare le stringhe, invece ha migliorato secondo me tantissimo da agosto, si è visto, è uno che si sbatte, sta zitto, cerca di fare il suo lavoro, è uno che mi piace, insomma. Quindi ci prendiamo questi piccoli passetti del gruppo, li mettiamo insieme che fanno bottino e fanno esperienza per il campionato, che è molto lungo, lo sappiamo tutti, quindi c'è da arrivare a giugno. Fanno bene, ecco, queste esperienze, questa rabbia espressa, credo faccia bene a tutto l'ambiente, ai tifosi e soprattutto a loro che vedono una squadra, credo, rinnovata a questo punto per gran parte dei tasselli dell'anno scorso, però stiamo, credo, inquadrandoci nella mentalità di Torino, ecco, una società ambiziosa che vuole fare passo dopo passo, piano piano, il salto di qualità e spero di farne parte, ecco. Volevo chiederti, Tommaso, oggi l'idea da fuori, l'inizio era quasi surreale, no? Cioè, tanta gente era sorpresa perché questa notizia di Valerio non era conosciuta praticamente da nessuno, tanta gente l'ha vista lì, a parte l'uscita sul giornale di oggi. Poi piano piano tutti hanno preso di nuovo fiducia, si è scongelato l'ambiente, il palazzetto è diventato veramente una bolgia per 3 minuti e si è visto
quello che dicevi tu, un gruppo veramente unito, e l'idea di fare una squadra che gioca ancora per vincere, se non di più. Questa è stata l'intenzione almeno degli ultimi secondi, come diceva Gianni, dall'atteggiamento anche della panchina. Siamo in attesa di due innesti, quindi uno sarà Mancinelli e uno sarà probabilmente di un cambio, non lo so, di Valerio. Quindi i progetti sono rinnovati in questo caso, si gioca per vincere. Sì, non so, ripeto, non so i progetti della società, non so cosa riusciranno a trovare sul mercato, non so che tipo di mosse faranno, non ne ho la minima idea, sinceramente non me ne devo preoccupare, perché io devo pensare a giocare e qui abbiamo tutto per esprimere al meglio il nostro talento, la nostra voglia di far bene. Quindi quello che fa la società credo che ci avviseranno a noi prima e ne parleremo da persone mature. Se c'è da dire la nostra, diremo la nostra, ma da persone civili quali che siamo, quindi non ci sono problemi per chi arriverà. Aspettiamo Mancio con ansia, perché abbiamo bisogno del nuovo giocatore che non arriverà in un gruppo di persone mature e responsabili, quindi che sia pronto, ecco, a vestire anche questa maglia, che è una maglia importante. Grazie. Tommaso, scusa, so che non è una cosa simpatica, perché ovviamente tu sei da compagno di squadra, ma il nervosismo che comunque si vedeva di Amoroso, perché si vedeva anche da fuori, era una cosa che voi da dentro non riuscivate proprio ad arginare? Era proprio solo questo rapporto con l'allenatore, o c'era qualcosa proprio che non andava? Perché comunque si respirava il fatto che lui avesse un disagio, qualcosa che non funzionasse. Parto dal dire che io Valerio lo conosco da, non lo so, da 10 anni e l'ho sempre conosciuto così, è sempre stato così, quindi è sempre stato così, e diciamo il bello fa il bello e il cattivo tempo, quando è tranquillo e gioca la sua partita fa 30, quando purtroppo magari pensa a troppe cose intorno a lui non c'è. Purtroppo, dico purtroppo perché a prescindere dal bene che voglio a Valerio, dal mio compagno di stanza in trasferta, quindi abbiamo parlato molto e gli vorrò sempre bene, quindi a prescindere dalla persona che è Valerio, il disagio che aveva lui cercavamo di levarlo anche da lui, nel senso in qualche modo di non farlo pensare troppo ai problemi che effettivamente magari non esistevano o erano di poco conto, mentre lui a volte ci dava parecchio peso. Però arriva un certo punto che, insomma, è come dicevo prima, noi siamo tutti grandi e vaccinati, lui più grande di noi, più vaccinato di noi, sai, dargli una mano sì, però insomma non è proprio facile, insomma, tralasciando il fatto che una, cioè, fuori dal campo io me lo porterei a casa Valerio, perché è un bimbo veramente d'oro, ecco, quindi, però sono cose che purtroppo in questo lavoro, come in tutti i lavori, possono succedere, succedono tutti i giorni, e oggi è successo a lui, domani speriamo non succeda a nessun altro, però può succedere. Ringrazio Tommaso, grazie a voi.